18 milioni in arrivo per i progetti del Comune di Arezzo. Firmata a Roma dal sindaco Ghinelli e dal premier Gentiloni, la convenzione del cosiddetto bando per le periferie degradate che permetterà al Comune aretino di far partire numerosi progetti per opere pubbliche, viabilità, sicurezza e scuola. Adesso occorrerà entro 60 giorni presentare i progetti esecutivi per ottenere i finanziamenti. Oltre al sindaco aretino, presenti gli altri 93 sindaci che non si erano classificati ai primi posti del bando. Tutto nero su bianco, tutto sottoscritto da me, da altri 92 sindaci, che eravamo in 93, di tutti quelli che rientrano in questa seconda tranche, e il premier Gentiloni che si è firmato dall'altra parte, quindi alla fine si è risolto con una sottoscrizione, un bel regalo di Natale, dai. Ora si tratta di far completare le progettazioni che in effetti per loro sono state trovate al Comune di Arezzo, erano già cominciate da tempo, sapendo che ci sarebbe arrivati grosso modo alla fine dell'anno alla stipula di questa convenzione, quindi abbiamo 60 giorni di tempo da oggi per la produzione dei progetti che poi vedranno la luce con altrettante opere. Quindi dopo la presentazione dei progetti ci sarà, cioè, l'arrivo dei soldi, del finanziamento? Sì, diciamo il finanziamento è pronto, viene stanziato nel momento in cui i sindaci sono pronti con i progetti per poter fare le gare per l'affidamento.